Beh, la domanda potrebbe essere spiegata in questo modo: quanto contano i sentimenti in una relazione? Beh, in realtà la fondano, cioè i sentimenti non sono una cosa che si vedono, eppure sono il grande motivo che tiene insieme le persone rendendole felici. Si può stare insieme per interessi e si può stare insieme per amore. Solo quando si è insieme per amore però si sperimenta la gioia, la felicità. Anche nell'esperienza ecclesiale si può stare insieme nella chiesa per motivi sbagliati. Quando invece si coltiva una sana spiritualità, la motivazione è giusta e quindi la vita cristiana, la vita ecclesiale porta gioia e porta felicità. Quindi, in questo senso, ogni riflessione sulla spiritualità dà le motivazioni invisibili ma essenziali che rendono possibile anche delle scelte e dei percorsi. Qual è un po' il tuo auspicio per il territorio pistoiese impegnato in questo percorso sinodale? Quale pensi possa essere il messaggio da poter lasciare? Beh, lo stesso che auguro a me stesso, il fatto che questa indicazione profetica che Papa Francesco ci ha dato in realtà non è una novità che applichiamo alla vita della Chiesa, ma è qualcosa che è già presente nella Chiesa, ma è seppellito da tante altre cose. E quindi l'augurio è di diseppellire questa natura sinodale che c'è all'interno della Chiesa per riscoprire la bellezza delle relazioni come il luogo principale dove Dio si rivela e si rende visibile e anche palpabile.